sfilata che precede il corteo dei cavalieri, quali sono le raccomandazioni? Allora, prima di tutto abbiamo avuto delle riunioni per coordinare le sfilate e dargli degli orari che siano compatibili con la manifestazione e che non siano di ostacolo. E ciò che voglio dire adesso, visto che mi ponete la domanda, è che assolutamente ci si deve iscrivere ai gruppi che organizzano le sfilate in modo che sia possibile gestirli e vedere di non ostacolare, lo ripeto, gli orari della manifestazione. È previsto che la prima sfilata sia sempre quella della Pro Loco, che avrà anche gli sbandieratori nella giornata di domenica. Poi a seguire ci sarà la sfilata dei costumi sardi e infine poi arriverà il corteo vero e proprio con i gremi e i cavalieri. Tutte le sfilate dovranno accedere al percorso e fuoriuscire dalla tribuna di fronte a San Francesco, per cui verranno dirottati e mandati fuori dal percorso lì a fianco alla tribuna. E stavamo pensando che avevamo qualche problema col cavallo di Eleonora, ma Eleonora probabilmente uscirà qua dalla via Eleonora stessa in modo da non trovare ostacoli. Abbiamo paura che ci sia di nuovo un gruppo di persone che tenta di infilarsi come sempre nella sfilata del gremio, quindi poco prima del corteo vero e proprio dei cavalieri. Ecco, stiamo dicendo non costringeteci ad allontanarvi, perché questa sarebbe una sconfitta per tutti. Quindi iscrivetevi, passate quando dovete passare sul percorso e non ci sarà nessun tipo di ostacolo a che voi partecipiate alla festa sardegna.